Storia di quella cicatrice, di questa qua, è qua la cicatrice, giusto? Quando ero ragazzino ero a casa di mia nonna, che i miei quando andavano a lavoro mi lasciavano dalla nonna, e mi sono arrampicato sui contatori del gas, cioè tipo una torretta alta così, diciamo. Mi sono arrampicato per fare il cazzone, sono scivolato all'indietro e sono caduto su un albero di rose. Non un albero nel senso una pianta, sapete che le rose fanno proprio l'arbusto, no? Cioè proprio legno. E praticamente sono caduto così, proprio a quattro di bastoni, sono caduto all'indietro nella pianta di rose, mi sono aperto la testa e praticamente non ho detto una parola, non ho detto una fottuta parola. È uscita mia nonna in giardino, mi sono scorticato malissimo, è uscita mia nonna in giardino e io ero seduto per terra che stavo giocando, ero lì così che stavo giocando in una pozza di sangue. Cioè avevo tutto il sangue qua che mi colava addosso, cioè avevo per terra una pozza di sangue ed ero lì che giocavo. Minchia, mia nonna è uscita e gli è venuto un infarto, sono venuti quattro infarti, cazzo. Minchia, ha chiamato immediatamente ospedale, mia madre, ah, minchia, chi c'è Marco che è pieno di sangue, bla bla bla. Alla fine un cazzo era quel taglietto di merda. Sì, stavo giocando in una pozza di sangue e muto proprio.